l'attore ha rilasciato un'intervista sul suo nuovo personaggio, svelando anche che non si parla di superpoteri, ha un dono. Alessandro Preziosi sta per tornare su Canale 5 con la nuova fiction Masantonio sezione scomparsi. 10 episodi che andranno in onda tra il 25 giugno e il 23 luglio 2021, ogni venerdì sera. In occasione dell'arrivo della miniserie, l'attore è stato intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, svelando alcuni particolari del suo personaggio. Vedendo le puntate sarà impossibile non notare i cambiamenti che Preziosi ha dovuto fare per interpretare Masantonio. Ha modificato la camminata, la postura e non solo, per riuscire al meglio a mostrare ogni sua sfaccettatura. Alessandro Preziosi è ingrassato. Un fatto che non è di certo una novità, spesso gli attori sono costretti a ingrassare oppure a dimagrire molto per interpretare un personaggio. Ad Alessandro Preziosi è toccato mettere su peso per mostrare tutte le irregolarità di Masantonio. Il peso non è l'unico aspetto che ha dovuto modificare, per esempio ha raccontato di avere cambiato il modo di camminare. Tutto in funzione del suo personaggio, per rappresentarlo al meglio, nella struttura fisica e nell'atteggiamento. Queste le parole dell'attore a tal proposito. Per interpretarlo ho cambiato il mio modo di camminare. Masantonio è un personaggio strascicante. Uno che si affatica per tutto, ha pure una bella pancia e così sono ingrassato 10 kg. Ha la struttura fisica di chi si difende, di chi si chiude contro il mondo. Manifesta delle leggerissime irregolarità, come camminare con un piede un po' storto o non guardare negli occhi la persona con cui sta parlando. Elio Masantonio è un investigatore alquanto misterioso, viene posto dal prefetto di Genova alla guida di una piccola task force per risolvere casi di persone scomparse. Per chi si dovesse domandare se riesce a trovare la gente grazie a dei superpoteri. La risposta è no. Preziosi è stato chiaro su questo: Masantonio non ha superpoteri. Il suo è semplicemente un dono. Innanzitutto il dono dell'empatia, il più importante. Quello che gli permette di entrare in contatto con la persona scomparsa, di immedesimarsi in lui ed è così che riesce a parlarci anche se non c'è. Non è un medium insomma, sebbene alcune immagini della fiction potrebbero indurre a pensarlo. Semplicemente è un investigatore che riesce a far spazio dentro di sé per ascoltare un'altra persona, con queste parole lo ha presentato Preziosi. Nel corso dell'intervista non è mancata una domanda sulla vita sentimentale: Alessandro Preziosi è fidanzato oggi? Ebbene no. Senza troppi giri di parole l'attore ha rivelato che non c'è nessuno oggi nel suo cuore, ma di essere pronto a impegnarsi. In questo momento non c'è niente, ma sono molto ben predisposto. Prima ci vuole ordine. Poi le cose belle arrivano e non c'è cosa più bella dell'amore.